adesso va bene, no, non devo risolvere. È veramente una sorpresa. La Sicilia non finisce mai di sorprendere. Io posso venire, uno può venire 20 volte, che rimane sempre 20 volte sconvolto da questi paesini dell'interno che non ci arrivano neanche i turisti. Ma quando vedi le cose dici è incredibile, e per forza deve nascere da qua. Voi dovete fare una cosa, ma lo dovete fare simbolicamente. Dovete prendere il libro, il Gatto Pardo di Tomasi Lampedusa, e bruciarlo nella pubblica piazza, perché è stato un grandissimo scrittore che ha condizionato la mente di tanti involontariamente. Cambiare tutto perché nulla cambi, non andare a votare tanto un stesso, ma che minchia vuole questo qua? Allora questa mentalità non è solo vostra, è di tutta l'Italia. Guardate che noi abbiamo già cominciato una rivoluzione culturale, sociale, civile, civica, non politica. Questi qui non vogliono sostituire una classe politica con un'altra. Mi chiedeva una rete locale, non so chi, che siamo in calo perché dalle nazionali magari le percentuali sono calate, può darsi, non lo so, ma qui abbiamo una grande vittoria, abbiamo fatto 40 liste, 40 liste in Sicilia, vuol dire che chi ha fatto la lista sono centinaia di persone che hanno deciso non di votare, ma di partecipare a un progetto. Quindi si chiede di partecipare a un progetto, non il voto tenetelo. Il voto tenetelo, chi se ne frega? State lì a guardare, benissimo, è una scelta vostra. Io non sono venuto a supplicare una X su un movimento, sono venuto qui a dire: vale la pena? È valsa la pena? Allora facciamo come Lombardo, facciamo come Totò Vasavasa, che diceva che noi vogliamo non fare andare a votare la gente, perché intanto noi, quelli che ci votano, ce l'abbiamo già. È questo? È questo? È partita già da qui la rivoluzione che è adesso in atto in Italia, e noi siamo diventati il primo movimento politico in Italia. È partita da qua, cari signori. Ero venuto io qualche mese fa qui a nuoto, adesso ho preso l'aereo perché non ce la faccio più tutte le volte, però è partita da qua, non ci credeva nessuno. Che viene qua, cosa fai? Cioè, qui non puoi fare niente. 61 seggi su 61, Berlusconi, il PDL, la mafia non c'è, perché ce l'avete ammollata noi al nord, adesso è tutto al nord. Il voto di scambio non c'è neanche più qua, perché non c'è neanche più il lavoro qua. Cosa scambiate? Ve lo giuro, il voto di scambio adesso è in Val d'Aosta. L'Unione Val d'Otene è lì da 39 anni, con un governatore della Val d'Aosta, statuto speciale, che è stato in galera, rilasciato, ha patteggiato, è andato in galera e l'hanno rieletto. Ci siamo candidati noi, Movimento 5 Stelle, in Val d'Aosta e abbiamo preso il 6%, mettiamo due consiglieri, perché l'Unione Val d'Otene andava casa per casa a dire: se tu non dai il voto all'Unione Val d'Otene, io ti tolgo i finanziamenti della regione, e i 100.000 valdostani dipendono dalla regione. Come nel paesino che siamo stati poc'anzi, che paesino era dove eravamo prima di qua? Pacheco, il candidato sindaco, è contemporaneamente il medico della mutua, il medico, quindi si porta tutti i pazienti e dice: se non mi voti non ti curo più, e cazzo, è contemporaneamente anche presidente della banca del credito, che dà il credito, quindi se sei scoperto io ti posso agevolare o no? Hai capito come funziona? Ma adesso la condizione è cambiata, non si scambia più nulla, non c'è più nulla da scambiare, si scambiano promesse con promesse, si scambiano liste civiche finte, completamente finte, i partiti sono scomparsi e cercano di riciclarsi con la lista civica, che di civica non hanno niente. Fatete stare lì a guardarmi con questa espressione, così come dire il comico, siete venuti a vedere qualcosa di diverso, non lo so,
ma so che deve partire da qua, perché quest'isola è immensa quello che avete qua. Io sto girando paesini, ho visto la più grande villa romana dell'Occidente, messa lì, una fontana con 22 uccelli piena di carta, ho visto un litorale meraviglioso a Scognizzi, dove siamo andati, a Scognizzi, bellissimo, ma metà del litorale era devastato, sembrava bombardato. Ho chiesto, ma come mai non fate niente qua? E mi ha detto, che cosa vuoi fare? Cosa? Che cosa c'è che non va? Che cosa c'è che non va? È che vi state abituando al brutto, vi state abituando alla schifezza, e non ci si deve abituare al brutto. Ma lo diceva Peppino Impastato: se al brutto ci metti una tendina e due gelate, è finita. Eppure avete le cose più belle del mondo. Ho visto il più bello aeroporto a Comiso, che è stato costruito. Ho dovuto portarci io gli aeroplanini di carta, perché c'è l'aeroporto ma non ci sono gli aerei. Sono andato sull'Etna, ho visto dei giapponesi che arrivavano lì ansimando, e ho detto, ma che caso fate? Mi ha detto, Yandong Iseketen Yandakamantong, che vuol dire, siamo partiti 3 giorni fa a piedi, perché non c'è un cazzo di autobus da Catania che vi porti in cima al più bello spettacolo del mondo. Sono stato su un treno a gasolio a Scorgia, un treno a gasolio che facevo prima a piedi, non ci sono le autostrade, e sono stato a Caltagirone, dove c'è le maiole più belle del mondo, ci sono i Carugi di Genova. Ogni piccola realtà c'è qualcosa da scoprire in una terra magnifica. Avete il cibo, la cultura, scavi per terra, scavi, e in mezzo metro esce un normanno, esce un etrusco, esce un mafioso, non so, che non c'è. Allora devo venire qua. Il cibo, avete il cibo più buono del mondo, ho mangiato delle cose che non sospettavo neanche l'esistenza, delle polpette di ricotta con le mandorle dentro, le ho mangiate 3 giorni fa. Adesso ho un blocco intestinale, ma buonissimo. Avete le mandorle, il pistacchio, siete al centro del Mediterraneo.